È importante perché le bioplastiche è un'eccellenza italiana. Noi abbiamo fatto una forte battaglia in Europa per affermare un principio che avevamo per primi consolidato nel nostro paese, cioè quello di utilizzare solo sacchetti di bioplastica nel nostro paese. Inizialmente l'Europa voleva addirittura sanzionarci per questa pratica, per aver violato il principio di concorrenza delle merci in Europa. Alla fine tutta l'Europa invece ha aderito alla nostra proposta e oggi i sacchetti di plastica sono banditi in tutta Europa e invece si è affermato l'utilizzo dei sacchetti di bioplastica. È stata una grande vittoria per il nostro paese dal punto di vista culturale ma anche dal punto di vista economico, perché noi su questo dobbiamo, e in parte l'abbiamo già fatto, anche avviare una filiera produttiva. Ad esempio in Sardegna esiste già uno stabilimento che produce questo tipo di materia che serve per fare i sacchetti poi di bioplastica. Oggi facciamo un ulteriore passo, avanziamo nella costruzione della filiera e poi affermiamo un principio che a me sta molto a cuore, che è quello dell'educazione. Investiamo ulteriori soldi sull'educazione ambientale. Credo che tutto quello che noi investiamo nell'educazione ambientale sia la soluzione del problema. Noi avremmo risolto gran parte dei problemi del nostro paese quando avremmo creato una generazione di nativi ambientali. I nativi ambientali sono quei ragazzi che fanno la raccolta differenziata meglio di come usano il proprio iPad. Ecco, credo che il punto di arrivo sia proprio quello. Ministro, tra quanto vedremo l'educazione ambientale nelle scuole? Se ne è parlato e poi è passato tutto un po' in sordina. No, nella buona scuola è già prevista l'educazione ambientale. Noi abbiamo fatto delle linee guida molto dettagliate che saranno di supporto agli insegnanti che potranno già dal prossimo anno fare l'educazione ambientale nei propri corsi. Ministro, la diffusione delle bioplastiche è anche una questione di lotta all'illegalità nell'utilizzo di sacchetti che oggi sono già banditi ma sono ancora molto diffusi? Assolutamente, noi dobbiamo aumentare i controlli e lo stiamo facendo attraverso i NOE, i carabinieri ambientali, chiamiamolo così, il nucleo operativo ecoambientale. Io credo che sempre di più in campo ambientale il controllo e le sanzioni vadano introdotte, l'abbiamo dimostrato con gli ecoreati, ma ripeto, non è sufficiente se noi non agiamo anche sulla prevenzione, cioè sull'educazione.